Certo. Allora, adesso vedo il cartellone, va bene. Allora facciamo il 13 orizzontale. 13 orizzontale. Sì. 13 orizzontale. Disordine di folla. Disordine? Di folla. Di folla? Folla, folla, gente. Sì, sì. E no, se mi mostrate il cartellone, per favore. Disordine di folla. Oh. Ammazza, non mi viene. Gli ultimi 5 secondi? 5, 4, 3, 2, 1. Niente, non se la abbiamo. Va bene. È uguale, Marina riprova naturalmente, mi chiama. Hai dato senz'altro una mano a chi ti seguirà. A risentirci, mi telefono quando vuoi. Ciao, ciao. Cercato magari di andare in tour, in largo, in verticale, in orizzontale, cercheremo di scoprire qualche lettera, poi tutto risulterà più facile. Io intanto voglio ricordare una persona che ha chiamato prima e che ha vinto, Salvatore mi pare si chiamava, Salvatore, che deve richiamare perché non ha lasciato le proprie generalità e quindi non siamo in grado, non saremo in grado dopo di poter portargli a casa il premio che lui ha vinto. Va bene, riprendiamo a giocare, prendiamo immediatamente la telefonata. Pronto? Chi parla? No, è non caduta la linea. È caduta la linea. 567077 per giocare con noi, prefisso 0833 per chi ci chiama da fuori, per giocare con questo telequiz che è praticamente sotto l'ombrellone, che con oggi puntata numero 0 parte, vi porterà a compagnia per tutta questa estate che piano piano, ma piano piano, e diciamolo pure a bassa voce, si sta avvicinando. Ci siamo. Pronto? 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 Sì? Voce imperiosa, chi è? Antonio, chiami da? Nardò, benissimo. Allora, tu dovresti giocare con il cruciverba, eccolo qua. Allora, 7 verticale. 7? 7 verticale, che se non sbaglio era la definizione sulla quale è caduta Marilena. Postilla ai fatti del giorno. Commento, benissimo. Commento, com'è? 14 verticale. 14 verticale. Un attimo solo, grappolo d'uva senza acini. Raspo, benissimo. Raspo è detto. Continuiamo. La parola si è già stancata di girare di quelli. 15 verticale. Colonnina sul molo per l'ormeggio. Botte. Come? Botte. No, mi dispiace, non è botte. Mi dispiace, Giuseppe dice che non è botte. Non è botte. Antonio. Bene. È peccato. Benissimo, ci risentiamo. Antonio riprova a chiamare naturalmente anche tu. Lo ricordo a te, ma lo ricordo un po' a tutti i nostri telespettatori che in omaggio loro poi hanno maggiore difficoltà a prendere la linea. Quelli in caso sono chiaramente più agevolati. Però provate con tutti quanti, ci sarà sicuramente il tempo e lo spazio per entrare in linea un po' tutti. 567077 con previsto 0833 per giocare con noi, non so, probabilmente ci sarà la linea sovraccavallata, affollata e non c'è la telefonata. Le telefonate fanno a pittori, prima o poi qualcuno arriverà, senz'altro. In effetti c'è stato già un grande affare, abbiamo scoperto una buona parte, direi quasi il 90% del nostro cruciverba, già il primo gioco l'abbiamo fatto fuori con la prima telefonata. E questo è successo anche altre volte in altri giochi che abbiamo cominciato e che praticamente ci hanno fatto fuori subito. Il cruciverba vuol dire che la prossima volta saremo un po' cattivi. Certo, la prossima volta faremo le cose faremo delle cose assurde, più complicate e più difficili. Va bene, il nostro cruciverba già in gran parte è stato scoperto, rimangono direi quasi 20 orizzontale, i dettagli, 10 verticale. Chiaramente sono rimasti quelli un po' più difficili. Questo cruciverba è stato sempre uno tra i giochi più amati, direi quasi, dagli italiani. Sì, non a caso. È il 29. Alzatelo sopra un po' il cartellone, sì, grazie. No, possiamo alzare, se mai passiamo la telecamera. Allora, il 29 è orizzontale. Trasmissione di informazioni. Notiziario. Notiziario. Benissimo.
E ne approfittiamo per dare un annuncio che i notiziari di Telecosmos partiranno a breve e quindi anche sulle frequenze di Telecosmos. E quindi era pure ora che iniziassero. Mi sembra giusto, era ora che iniziassero. Certo. Quindi vedete quello che succede a Nardò e quello che... E nelle zone di non succede mai niente, a dire la verità. Mi succedono sempre cose belle, però se dovesse succedere qualcosa brutta, la vedrete. Che ci frega? Se succedono cose brutte, che ci frega? Si va avanti lo stesso, no? L'importanza è che non succedano a noi. Vabbè, un discorso... Ma no, siamo un po' altruisti. Ma ci mancherebbe altro. Ma dai, il 21? Il 21 chiudiamo? Orizzontale, non si chiude ancora. Allora, 27 orizzontale. Il 27 orizzontale. Ristagno. Stasi, noi facciamo l'applauso a Marilena, sei la prima concorrente che vince il...
l'associazione legge nazionale che obbliga i comuni a piantare un albero per ogni bambino nato, ieri alla presenza del professore Nicola Borgia e dell'architetto Cosimo Muci, come che vediamo nelle immagini, sono stati piantati i primi alberi di pino. Erano presenti alla cerimonia i genitori e alcuni dei bambini nati nel 1992. Finalmente anche a Nardò si è attuata questa legge, di notevole pregio sociale oltre che indubbio valore estetico, e che sembrava oramai dimenticata. Ad ogni albero piantato è stato dato simbolicamente il nome di ciascuno degli 8 bimbi presenti,